Quello che noi stiamo facendo è un esercito di maestri di strada. Quello che abbiamo sempre detto, questi si abusa, come si abusa della parola baby gang, si abusa anche della parola maestri di strada. In questo caso, però, il progetto e soprattutto le risorse che il Ministero sta mettendo a disposizione vanno proprio a fare questo, cioè prendere i ragazzi, ragazzi magari che hanno avuto già esperienze, prenditi quindi degli educatori, mandarli all'interno delle scuole, perché noi abbiamo fatto un protocollo tra tutte le educative territoriali, che ne sono sette a Rione Sanità, e le 8 scuole che ci stanno. Quindi per la prima volta il ragazzino che il pomeriggio va all'associazione a giocare a pallone piuttosto che a fare teatro, e ha quell'educatore che lo segue anche in classe, però l'educatore, diciamo, quindi creando questa sinergia tra le politiche sociali, il privato sociale e la scuola, che probabilmente fino a oggi manca. 400 ragazzi è la media più o meno che ci siamo da, nessuno rida, cioè, però è un censimento, perché tu fai a settembre, ottobre, a novembre, già sai quali sono i ragazzi che sono a rischio dispersione scolastica, perché puoi individuare l'inizio di una curva. Ovviamente vai a intervenire là, proprio i ragazzi, diciamo, magari hanno la possibilità, la probabilità maggiore di sbagliare, questo è il tema, li vai a schedare, continuo a dire, a censire, e gli fai, diciamo, come se fosse, diciamo, un percorso personalizzato in base a quelle che sono le attitudini del ragazzo. Una volta finita questa fase, quindi portati i ragazzi, diciamo, almeno al triennio professionalizzante, quello è ovviamente uno degli obiettivi, cioè, poi si attacca con la formazione lavorativa, quindi in qualche modo è un processo che li segue passo dopo passo. L'altra cosa che poi, diciamo, è collaterale, ovviamente il comune in tutto ciò sta mettendo una struttura di 7.000 metri quadri, che diventerà il più grande incubatore di politiche attive giovanili probabilmente di tutto il meridione. Cioè, quindi noi abbiamo due primati in questo momento. Il primo, che come diceva giustamente il prefetto Guidi, c'è un unicum in questo momento, cioè mai in questo momento non esiste un progetto così grosso e che abbraccia tutti questi temi nell'Italia paese e che affronta, diciamo, in maniera prorompente il tema dispersione scolastica, baby gang, devianza minorile, eccetera, eccetera. Da quell'altra parte c'hai poi un luogo che rimane al territorio, che è un luogo fisico dove i laboratori di cinema, teatro, artigianato, pasticceria, cioè nel progetto abbiamo messo di tutto e di più, conoscendo però il territorio. Cioè non è che stiamo calando dall'alto qualcosa. Sappiamo, lo faccio sempre come esempio, che se alla sanità esistono tante belle pasticcerie, e quindi diciamo che tanti ragazzi lavorano con le pasticcerie, e ai ragazzi dobbiamo andare a insegnare come si fa il pasticciere. Se serve invece tantissime guide turistiche, perché è uno dei quartieri che accoglie più o meno un quarto del flusso turistico di Napoli, che in questo momento è enorme, allora li dobbiamo andare a formare su questo senso qua. Concludetemi poi solamente veramente un ringraziamento, perché ovviamente le persone che stanno qua ci hanno lavorato tutti quanti, vedo Laura, il mio assessore, Sergio, Giovanna, cioè vedo tantissime persone, dottoressa Carbone, veramente diciamo ci abbiamo fatto le nottate appresso a sto progetto, e ci sarebbero 10.000 persone da ringraziare. Io qui voglio invece ringraziare anche il capo della polizia Gabrielli. Mi ricordo che in un periodo che si stava un po' arenando, lo ospitammo al quartiere sanità, insieme al questore ci parlammo, recuperammo poi con la dottoressa Guido un contatto, quindi ha avuto 10.000 peripezie, veramente sono stati bravi tutti in questo momento. Però il grazie più grande è veramente al quartiere sanità, perché io penso, questo fatemi essere un po' campanilistico, che non è possibile in questo momento all'interno della città di Napoli prevedere un progetto del genere in qualsiasi altro quartiere, perché c'è la rete, in questo momento c'è la rete sociale più forte all'interno del quartiere sanità, perché c'è una rete che è compatta, che è costruita ormai da tempo, che si rafforza sempre di più nel tempo, e questo tipo di azione andrà, diciamo, di pari passo con quello che è il rilancio del quartiere. Cioè, questo secondo me è importante, la riproducibilità sì, ovviamente calandola rispetto ai quartieri, rispetto alle reti, rispetto a quello che esiste. Io veramente penso che sia, diciamo, il giorno più felice della mia carriera, diciamo 12 anni all'interno dell'amministrazione comunale. Quindi prossimi giorni offri a tutta la sono sanità. felicissimo. Già lo faccio tutti i giorni, Siamo quindi già diciamo, ospiti da te, già lo stiamo faccio tutti i giorni. più 10.000 per Il prefetto mi ha fatto una promessa che prima o poi viene una sera alla sanità e ci si mangia una pizza insieme a noi, quindi assolutamente sì.